Esercizio numero 11 del file esercizi dinamica. Un piano inclinato, due mattoni M grande e M piccolo e l'attrito statico e dinamico. Dati del problema le due masse, 1,5 kg, l'angolo di 35 gradi alla base del piano, coefficienti di attrito statico e dinamico, 0,40-0,30 e l'attrito che subisce il mattone che striscia sul piano inclinato. Naturalmente l'altro mattone non subisce nessun attrito, quello dell'aria è trascurabile. Le domande dimostra che il sistema resta fermo e calcola la forza d'attrito statico. Poi, seconda domanda, dimostra che riducendo la massa del pesetto da 500 grammi a 200 grammi, il sistema scivola verso destra e calcola l'accelerazione del sistema e la tensione della corda. Terza domanda, calcola quale deve essere la massa del pesetto affinché stavolta il sistema scivoli verso sinistra con l'accelerazione di 1 m² al secondo. Si capisce che affinché scivoli a sinistra questa massa deve essere aumentata. Calcoliamo subito le forze peso del mattone, 9,8 N, 1 kg è la massa e la forza peso del pesetto da 0,5 kg, quindi 4,9 N. Naturalmente al compito in classe gli studenti devono scrivere esplicitamente i calcoli, mostrare i valori numerici sostituiti, quindi scrivere M per G uguale 1 kg per 9,8 m² e non soltanto il risultato finale come ho fatto io qua per fare prima. Scomponiamo la forza peso del mattone nelle sue componenti parallela e perpendicolare al piano. Siccome la componente parallela al piano è il cateto opposto rispetto all'angolo alfa, l'angolo di 35 gradi che è uguale a questo, allora questo cateto, la componente parallela della forza peso, si calcola moltiplicando l'ipotenusa, la forza peso, 9,8 N, cioè FP, per il seno dell'angolo, cioè il seno di 35 gradi, i valori vanno mostrati, come ho detto prima, vanno mostrati i valori sostituiti, e il risultato finale è circa 5,6 N. Approssimiamo tutti i risultati con una sola cifra decimale nel caso delle forze perché stiamo utilizzando per semplicità tutti i valori approssimati con una cifra decimale. L'altra componente, la forza peso perpendicolare, questa si calcola moltiplicando l'ipotenusa, quindi la forza peso, per il coseno dell'angolo dal momento che si tratta del cateto adiacente all'angolo. Risultato finale 8 N. Giustamente la componente perpendicolare è più lunga della componente parallela, come si vede anche dal disegno, 8 N è maggiore di 5,6 N. La componente perpendicolare si annulla con la forza vincolare che fa il piano per non essere sfondato. Inoltre ci sono le due forze che nascono all'estremità della corda, cioè la tensione della corda. Due forze uguali opposte rivolte verso l'interno della corda. Infine c'è anche la forza d'attrito che agisce sul mattone, che però inizialmente noi non sappiamo se questa forza d'attrito è rivolta verso sinistra o verso destra. Già si capisce in realtà che sarà rivolto verso sinistra perché 5,6 N è la forza che tira a destra, supera 4,9 N che è la forza che tira a sinistra il sistema. Quindi l'attrito andrà in soccorso della forza più debole. Comunque se vogliamo fare un discorso più rigoroso dobbiamo scrivere le due leggi di Newton, le leggi del moto, per il mattone grande e per il pesetto. La forza totale sul mattone grande uguale M per A, la forza totale sul pesetto uguale M per A. Immaginiamo che l'attrito non ci sia all'inizio per vedere come si comporterebbe il sistema in assenza d'attrito. La forza totale sul mattone grande è la forza peso parallela, questa, meno la tensione della corda. Quindi FP parallelo meno T, immaginando di orientare per convenzione il sistema in modo che sia positivo verso destra. E la forza totale sul pesetto, sempre immaginando che il sistema sia orientato positivamente verso l'alto, vale T meno FP', o meno FP' più T, che è la stessa cosa. Sommando le due equazioni di Newton membro a membro otteniamo, come sappiamo già, l'equazione di Newton per il sistema intero. Le tensioni si annullano nella somma e rimane soltanto la forza totale, cioè la risultante delle forze esterne, che è appunto la differenza tra 5,6 N e 4,9 N e fanno 0,7 N. Siccome è la legge di Newton per il sistema intero, infatti ritroviamo la massa totale per l'accelerazione. Ora che abbiamo visto quali sono le forze esterne,
Vediamo anche che vince 5,6 N su 4,9 N e quindi il sistema in assenza d'attrito scivola in alto a destra, cosa che si era capito già dall'inizio perché 5,6 N ne superava 4,9 N, quindi l'attrito nasce verso sinistra. In fondo questo è stato soltanto un approfondimento. Già potevamo dire che l'attrito era rivolto a sinistra dal confronto tra queste due forze qua. 5,6 N vince su 4,9 N, potevamo dirlo già dall'inizio. Ora introduciamo l'attrito, che appunto è rivolto verso sinistra, quindi avrà segno negativo. Ricordiamo che la nostra convenzione è che ciò che va a destra è positivo. E quindi riscriviamo le leggi del moto, ma introduciamo anche la forza d'attrito sul mattone grande. Quindi la forza totale sul mattone grande è la somma vettoriale di tre forze. E questa positiva, eccola, e queste altre due, tensione e forza d'attrito, negative. In questo caso l'attrito è l'attrito statico, perché il blocco e tutto il sistema, il blocco parte da fermo e non da Civitanova. Di nuovo sommiamo membro a membro le due equazioni come abbiamo fatto prima e abbiamo questa equazione con le tre forze esterne che danno la forza esterna totale. Come sappiamo questa equazione significa che è come guardare il sistema totale dentro un sacchetto nero, non possiamo vedere come è strutturato all'interno, le tensioni infatti sono sparite e vediamo solo le forze esterne, sono queste tre forze, la forza peso parallela 5,6 N, la forza peso che tira giù il pesetto 4,9 N e la forza d'attrito che non conosciamo. E non sappiamo neanche se il sistema rimane fermo o no, la prima domanda era dimostrare che il sistema rimane fermo. Affinché il sistema rimanga fermo, quindi senza accelerazione, devono annullarsi le forze esterne, cioè la forza esterna totale deve essere zero. Cioè l'attrito, la forza d'attrito, deve essere in grado di mettere la differenza tra le altre due. Cioè in pratica deve essere in grado di mettere questi 0,7 N, che rappresentano la differenza fra 5,6 e 4,9 N. Per vedere se l'attrito è in grado di mettere questa differenza, calcoliamo la massima forza d'attrito statico che l'attrito può raggiungere. Lo facciamo con la solita formula, coefficiente d'attrito statico 0,40, per la forza normale. La forza normale che schiaccia il mattone contro il piano è la forza peso perpendicolare, 8 N. Quindi l'attrito al massimo, l'attrito statico, può arrivare a 3,2 N, ben oltre questi 0,7 N che gli sono richiesti all'attrito. Quindi l'attrito riesce a fare 0,7 N e fa solo quelli, non ricorre al massimo valore possibile perché l'attrito, come gli studenti, fa sempre il minimo indispensabile. Quindi abbiamo risposto alla domanda A, abbiamo dimostrato che il sistema resta fermo e abbiamo calcolato l'attrito statico che è di soli 0,7 N.